La Sicilia, con circa 7 milioni e 500 mila ettolitri di vino prodotto all'anno, è una delle regioni italiane in cui si produce più vino. Questa regione è considerata una delle migliori aree enologiche del mondo, grazie ad un clima fantastico, ad una posizione geografica invidiabile e a terreni di grande vocazione, senza dimenticare la tradizione vitivinicola che qui è presente da millenni. Il livello qualitativo dei vini siciliani è molto alto. Infatti, l'introduzione dei vitigni internazionali Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Merlot, Syrah, la riscoperta dei vitigni autoctoni, Inzolia, Grillo, Cataratto, Nero d'Avola, e le sperimentazioni fatte in vigna e in cantina hanno reso possibile la produzione di grandi vini in tutte le principali aree vitivinicole della regione. Con i suoi 136.000 ettari di vigneti, costituisce il 25% del territorio vitato nazionale e commercializza il 15% del vino imbottigliato italiano. Ci troviamo a Conte Santellina, circa
380 metri di altitudine sul livello del mare, in prossimità di una spalliera, quindi una forma di allevamento verticale della vigna di Syrah. In questo caso certamente da evidenziare la produzione ben esposta al sole, grazie al fatto che in questo vigneto abbiamo adottato il cordone speronato, che è una forma di potatura che permette grappoli al sole. Inoltre, su questo vigneto, per aumentare la concentrazione aromatica e anche zuccherina, circa un mese, 40 giorni prima la vendemmia, abbiamo operato un diradamento dei grappoli, quindi un'eliminazione di alcuni grappoli presenti nelle piante, e questo per permettere, come dicevo, una maggiore concentrazione degli aromi. Bene, una delle chiavi interpretative della viticoltura siciliana è stata da circa 20 anni una reinterpretazione in chiave moderna, sia in vigna che in cantina, dei vitigni autoctoni. Uno forse dei vitigni autoctoni a bacca bianca più interessanti è conosciuta anche Questo vigneto di Donna Fugata, a circa 400 metri sul livello del mare, la caratteristica è quella di avere allevato ovviamente in soglia a spalliere, non più come diversi anni fa si faceva in altre aziende a tendone, quindi questo ha consentito di ridurre le rese a pianta e quindi già di concentrare decisamente gli aromi di questa grande varietà. L'altra cosa interessante è stata quella di averla potata in inverno a cordone speronato. Questo ha ridotto ulteriormente le rese per ettaro e ha ridotto anche le dimensioni del grappolo. Questo a livello enologico ha consentito di ottenere vini con maggiore struttura, maggiore eleganza, maggiore portamento in aromi. Eccoci qui nella Valle del Belice, a Contessa Entellina, nella tenuta di Donna Fugata, dove per il settimo anno consecutivo si ripete la vendemmia notturna. La vendemmia notturna che noi interpretiamo come un rito, perché non possiamo dire di aver inventato la vendemmia notturna. La vendemmia notturna qui la facevano gli Elimi 5 secoli prima di Cristo, come un fatto quasi educativo, perché col chiaro di luna portavano a vendemmiare tutte le famiglie per incominciare a educare al lavoro e alla gioia della raccolta del frutto della terra,
i bambini. Noi che siamo invece nel segmento del vino di qualità abbiamo l'esigenza di affidare l'operazione vendemmiale solo e unicamente alla mano dell'uomo e all'occhio dell'uomo, perché il grappolo che non è sano, che non è perfetto, va scartato. La vendemmia notturna c'è una scelta tecnica che ci consente di raccogliere le uve di notte non a 30-35 gradi ma a 16-18-20 gradi massimo. In questo senso abbiamo immediatamente un vantaggio tecnico straordinario, perché a quelle temperature di 15, 16, 18 gradi si coglie il massimo del corredo aromatico e dei profumi. Poi naturalmente viene fuori anche una comodità economica, perché indubbiamente siccome noi quando raccogliamo di giorno in ogni caso abbassiamo sempre la temperatura delle uve sui 10 gradi, una cosa è abbassare la temperatura con le frigorie, no? E quindi con un dispendio enorme di energia elettrica da 35 a 10, è un'altra cosa è portare la temperatura dai 16-18 gradi notturni ai 10 gradi che noi vogliamo per poter condizionare la temperatura di avvio alla premitura e poi della fermentazione. Ecco, in sintesi, la vendemmia notturna, così antica, è diventato un fatto assolutamente di grande evoluzione nel processo di produzione dei vini di qualità.